I mercati globali sono stati inondati da auto elettriche cinesi ultra-economiche, con prezzi mantenuti artificialmente bassi da enormi sussidi statali. Quando il 13 settembre ho sentito la nostra Ursulona von der Leyen pronunciare queste parole, mi sono subito fiondato alla ricerca di una di queste fantomatiche macchine elettriche cinesi super economiche che avrebbero drammaticamente invaso i mercati globali. Contrario allo sfruttamento del lavoro geriatrico, anche per la mia Audi A4 del 2002 è decisamente arrivata infatti l'ora del meritato pensionamento. Quale migliore occasione di una nuova auto che non solo è cinese, ma pure elettrica eppure super economica? Ma quando mi sono trovato davanti al listino prezzi, tutto l'entusiasmo iniziale è stato, diciamo così, leggermente ridimensionato. Ovviamente, visto che l'avrei dovuta pagare con i quattrini di chi come voi generosamente sostiene questo strambo canale, sono partito dal modello base. BYD Dolphin si chiama, l'auto elettrica più economica sul mercato, avevo sentito dire. E con in più la garanzia di un marchio che vede come primo azionista niente po' di meno che la Berkshire Hathaway del signor Warren Buffett, uno che di investimenti così a occhio, al netto di tutto, ci capisce. Peccato però che in realtà costi quanto un SUV, a partire da 30.790 euro, riporta Quattro Ruote. Ci sono rimasto male. Quando è stata lanciata in Cina, ricordavo, il singolo punto su cui si era concentrata tutta la campagna pubblicitaria è che sarebbe stata la prima auto elettrica della BYD a stare sotto la soglia dei 100.000 yuan, più o meno 13.000 euro. Nel frattempo è un po' aumentata effettivamente e il prezzo di partenza nei listini cinesi oggi è di 116.000 yuan, 15.000 euro. E non è un caso isolato. La versione elettrica della MG ZS, sempre secondo Quattro Ruote, in Italia parte dalla modica cifra di 34.500 euro. In Cina, secondo Bloomberg, da 15.600. E non è questione soltanto di marchi cinesi. Come riporta sempre Bloomberg, infatti, l'auto elettrica più economica attualmente sul mercato in realtà sembrerebbe essere la versione elettrica della Dacia Spring, che in Italia partirebbe da 21.450 euro. Anche lei, però, nonostante sia del gruppo Renault, viene prodotta nella provincia dello Hubei, in Cina, dove è stata ribattezzata Nano Box e il prezzo di partenza è inferiore, udite udite, agli 8.500 euro. Ma come è mai possibile che lo stesso identico oggetto in Cina costi meno della metà che in Europa? Ma io che cazzo ne so, scusa. E soprattutto, listini alla mano, Ursula Sette Cervelli von der Leyen, esattamente, questa fantomatica invasione di auto elettriche cinesi ultraeconomiche, da dove se l'è tirata fuori? Anche lei, come il suo bestie Sleepy Joe, ha degli amichetti immaginari che gli suggeriscono cose? Da quando Henry Ford si è inventato quel meraviglioso bussolone a pedali che era la Model T, l'industria automobilistica si è affermata come il singolo settore più importante dell'intera industria globale. E oggi l'industria automobilistica europea è sottoposta a un attacco concentrico devastante. E la nostra impresentabile classe dirigente non sa che pesci prendere. Le nostre industrie più sviluppate adorano la competizione, ha affermato la von der Leyen durante la seduta del Parlamento europeo del 13 settembre scorso, inaugurando così un intervento che rischia di passare alla storia come uno degli esempi più eclatanti di quanto ormai le élite europee vivano in un mondo immaginario tutto loro. Loro sanno che la competizione fa bene agli affari, ha continuato Ursulona, e che crea e protegge i posti di lavoro qui in Europa. Non fa una piega. Secondo Ursulona, le nostre aziende la concorrenza non si limitano a subirla, attrezzandosi come possono per tentare di sopravvivergli, ma proprio la amano. Se te vai dagli azionisti di un'azienda qualsiasi e gli dici di prenotarsi alla Caritas, perché a breve li distruggerai mettendo sul mercato un prodotto simile o migliore del loro, ma a metà prezzo, loro
loro proprio danno fondo a tutte le bottiglie di Crystal rimaste in cantina, invitano le migliori escort della loro agenda e ti improvvisano una festa di buon auspicio come non ne hai mai viste. È proprio per amore della concorrenza, infatti, che le nostre aziende investono più in lobbying che in ricerca e sviluppo. Ed è sempre per amore della concorrenza che nel tempo, con la complicità delle istituzioni, hanno creato un mercato così aperto e concorrenziale che quando un paio di anni fa si è cominciata ad accendere la spinta inflazionistica, sostanzialmente in tutti i settori si sono formati cartelli più o meno organizzati che non solo hanno potuto serenamente scaricare all'unisono tutto quell'aumento dei costi sui consumatori senza rimetterci un centesimo, ma ci hanno pure ricaricato sopra, eppure parecchio, con il paradosso che mentre tutta l'economia andava a scatafascio e il potere d'acquisto di chi lavora precipitava, i loro profitti decuplicavano. Più amore per la concorrenza di così. Ogni tanto però, sottolinea la von der Leyen, arriva qualche bricconcello che sul nostro amore incondizionato per la libera concorrenza ci specula un po'. Troppo spesso, ha affermato la nostra Ursulona, le nostre aziende sono escluse dai mercati esteri o sono vittime di pratiche predatorie e spesso devono vedersela con concorrenti che beneficiano di ingenti sussidi statali. Oh, finalmente! Dopo 2 anni che gli USA non solo ci hanno costretti a infilarci in una guerra per procura in Ucraina contro la Russia che per noi è economicamente suicida, ma hanno pure rincarato la dose rispolverando un protezionismo economico ultra aggressivo che ci sta scippando da sotto il culo ogni investimento possibile e immaginabile a suon di incentivi multimiliardari alle aziende, finalmente ci siamo decisi a rialzare la testa. Brava Ursula! Era l'ora, perché ovviamente parlavi degli USA, no? Per forza, voglio dire, a sto giro l'hanno fatta davvero troppo grossa. Per 30 anni, in nome della libera concorrenza e dell'apertura dei mercati, non hanno fatto altro che architettare colpi di Stato, cambi di regime, devastanti crisi del debito e veri e propri stermini di massa. E ora che si sono accorti che la libera concorrenza e l'apertura dei mercati alla lunga li condanna a un inesorabile declino, dal giorno alla notte si sono rimangiati tutto e sono tornati al caro vecchio protezionismo e agli aiuti di Stato. Il tutto a nostro discapito. Prima o poi era inevitabile che qualcuno gliene cantasse 4. Ma che, per mettere fine alla mia breve illusione, è bastato aspettare la frase successiva. Non abbiamo dimenticato, ha tuonato infatti Ursulona, come le pratiche commerciali sleali della Cina hanno influenzato il nostro settore fotovoltaico. Molte giovani imprese, ha sottolineato enfaticamente, sono state espulse da concorrenti cinesi fortemente sovvenzionati. Ma te guarda, e io che credevo che si chiamasse molto banalmente politica industriale. La Cina, infatti, si è limitata a fare esattamente la stessa identica cosa che hanno sempre fatto tutte le potenze industriali quando hanno deciso che la crescita di un determinato settore fosse strategica per l'insieme dell'economia. Attraverso investimenti pubblici hanno creato le condizioni affinché il capitale privato si indirizzasse verso un determinato settore e attraverso altre regole ad hoc hanno impedito che si sperdesse in settori ritenuti secondari, se non addirittura controproducenti. In questo modo il settore privilegiato ha raggiunto un livello tecnologico e una scala tale da abbattere in maniera drastica i costi e trovarsi così nelle condizioni di sbaragliare la concorrenza, almeno laddove la libertà della concorrenza veniva ancora garantita. Non esiste nell'intera storia del capitalismo settore industriale di una certa consistenza che non si sia sviluppato così. Basti pensare appunto all'industria automobilistica europea, le cui esigenze hanno dettato per decenni la politica industriale di tutti i principali paesi del continente, che si sono prodigati in aiuti e sgravi di ogni genere, hanno fatto guerre coloniali e neocoloniali per assicurare l'accesso alle materie prime e con i soldi pubblici hanno costruito le infrastrutture necessarie affinché le auto che venivano prodotte servissero concretamente a qualcosa. L'idea che le aziende private si inventano un prodotto e si affermano sul mercato vincendo contro la concorrenza senza il sostegno degli stati non è semplicemente distorta, è proprio una puttana.
un mondo immaginario. Tramite giganteschi sussidi dello Stato, ad esempio, è nata e cresciuta la Silicon Valley, con i suoi colossi che poi hanno colonizzato digitalmente tutti quei paesi che non avevano messo sul piatto una politica industriale altrettanto ambiziosa per il settore delle piattaforme tecnologiche. E ovviamente lo stesso è successo con la tecnologia per la produzione di energia da fonti rinnovabili, dove a imporsi invece sono stati appunto i cinesi. Con la differenza che l'abbattimento vertiginoso dei costi per produrre energia da fonti rinnovabili, cara Ursula, a quanto mi risulta, sei la prima a sostenere che sia cosa buona e giusta. Mentre su quanto sia davvero positivo il ruolo che svolge per la collettività, l'oligopolio di Google, Facebook e Microsoft, se non ricordo male, anche l'Unione Europea stessa ha sollevato qualche lieve perplessità. Ma se c'è un aspetto che caratterizza sempre le classi dirigenti di una civiltà in declino, è la coazione a ripetere sempre gli stessi errori. Ed ecco così che oggi il focus si sposta su un altro settore, chiacchieratissimo, i veicoli elettrici. Un settore cruciale per l'economia pulita, come lo definisce la stessa Ursulona, con un enorme potenziale in Europa, che però, teme la nostra Ursulona, rischia di rimanere inespresso. Sarà mica per colpa delle case automobilistiche che non ci hanno investito il becco di un quattrino, dal momento che erano troppo occupate a intascarsi i dividendi e andarli a investire nelle bolle speculative negli USA? No, ma che? Sarà allora mica colpa degli stati che a causa delle loro politiche neocoloniali stanno sul cazzo a tutto il resto del mondo e non sono riusciti a costruirsi una filiera stabile ed efficiente per reperire le materie prime in modo sicuro e sostenibile? No, ma quando mai? Ma figurati! Sarà allora forse mica perché i governi in preda al misticismo dell'austerità non hanno fatto i compiti a casa in termini di ricerca di base e di costruzione delle infrastrutture necessarie per rendere quel prodotto realmente utilizzabile, a partire banalmente dalle colonnine per le ricariche? Ma no, ma cosa ti viene in mente mai? E allora vedrai che il problema che ha in mente Ursula non può che essere quello che dicevamo all'inizio, il ritorno del protezionismo negli USA e la politica aggressiva di incentivi che decreta la morte del libero mercato e spinge le nostre aziende a salutare con l'altra manina il vecchio continente e andare a cercare fortuna in America. Ma che? Manco questo. E di chi sarà mai allora la colpa? E nessuno esce di qui finché non scopriamo chi è stato! Chi cazzo sei tu? Sì! Ma di chi volete sia mai? Ma dei cinesi, ovviamente! Secondo la Ursula, infatti, il potenziale delle nostre aziende è messo a rischio dal fatto che i mercati adesso sono inondati da auto elettriche cinesi ultra economiche, con prezzi mantenuti artificialmente bassi grazie ai enormi sussidi statali. È lo stesso identico ragionamento distorto fatto per il fotovoltaico, ma con un'aggravante in più, pare un po' grossina, sinceramente, e imbarazzante. Nel caso dei pannelli fotovoltaici, infatti, perlomeno il dato di base è verissimo. Quelli cinesi, a parità di caratteristiche, costavano parecchio, ma parecchio meno del corrispettivo europeo, e si sono divorati il resto del mercato. Per le auto elettriche, invece, molto banalmente, come dice il nostro amico David Puente, no, le auto elettriche cinesi in Europa non costano meno dei concorrenti. E non è solo questione di contesto mancante, che è la formula che usa David Puente per segnalare a caso come inattendibili tutte le notizie che molto semplicemente non gli piacciono. È proprio una bufala, palese, evidente. Come vi abbiamo raccontato all'inizio di questo pippone, infatti, è assolutamente vero che le auto elettriche cinesi costano enormemente meno di quelle della concorrenza. Questo, come per i pannelli, è il frutto di una politica industriale di lungo periodo che nel corso degli ultimi 10 anni ha permesso di creare in Cina un ecosistema produttivo che non ha neanche lontanamente pari nel resto del pianeta. E anche di generosi incentivi statali che continuano ad essere concessi sia a chi le macchine le produce, sia a chi le compra, a partire dall'esenzione, almeno fino al 2025, dall'IVA. Ma questo, appunto, riguarda la Cina, e solo la Cina. In Europa, come d'altronde in tutto il resto del mondo, le auto elettriche cinesi costano in media circa il doppio che in patria, e quindi molto banalmente
non c'è nessunissima invasione di auto elettriche cinesi ultra economiche che ammazzano il mercato a causa di intollerabili incentivi statali. Ma d'altronde siamo nell'era della post-verità e queste semplici considerazioni basate sui numeri evidentemente lasciano il tempo che trovano. Quello che conta è la narrazione. Ed ecco così che Ursulona continua imperterrita per la sua strada e da assunti completamente inventati trae inevitabilmente conclusioni decisamente pericolose. Questo sta distorcendo il nostro mercato, tuona, e quindi oggi sono qua per annunciare che la Commissione aprirà un'indagine antisussidi sui veicoli elettrici cinesi. Sì! Grande Ursula! Questo sì che è parlare chiaro! La sala del Parlamento europeo è tutta uno scrosciare di applausi. Ormai funziona così. Più grossa è la puttanata, più grossa è la ola. L'indagine antisussidi dovrebbe fornire la legittimazione per introdurre dazi più sostanziosi rispetto alla tassa del 10% sulle auto importate che è già oggi in vigore. L'Unione Europea, infatti, ci tiene molto a continuare a recitare la parte di quella che rispetta le regole e si rifiuta di alzare i dazi così di botto, senza giustificazione, come ad esempio hanno fatto gli USA, dove ora sono addirittura al 27,5%. E quindi, prima di procedere, vuole far finta di avere una pezza d'appoggio. Peccato però che, come sottolinea addirittura Politico, che certo non può essere accusato di avere simpatie filocinesi, per avviare un'indagine antidumping deve prima verificare che l'oggetto della sua indagine sia effettivamente venduto in Europa a un prezzo inferiore a quello applicato nel paese di origine. E guardando i prezzi, conclude sarcasticamente Politico, sarà piuttosto difficile sostenere questa tesi. Ma allora perché mettere in piedi tutta questa ennesima clamorosa buffonata? Sempre secondo Politico, sarebbe tutta farina del sacco dei francesi, che temono per la tenuta dei loro campioni nazionali. In tutta sincerità, ne hanno ben d'onde. Non so chi di voi ha mai avuto un'auto francese. Io ho avuto una Scenic per qualche anno, ormai una ventina di anni fa. E da allora ho deciso che piuttosto che un'auto francese, vado più volentieri a piedi. I tedeschi invece, sottolinea sempre Politico, ma anche Bloomberg, in realtà vedrebbero questa buffonata di cattivo occhio. Loro le auto le sanno fare per davvero. Volkswagen. E non sono troppo preoccupati dalla concorrenza cinese, mentre sono preoccupatissimi dall'idea che queste buffonate possano far incazzare i cinesi e spingerli a reagire, restringendo la libertà di manovra che i marchi tedeschi hanno sul loro mercato, che è quello che li tiene in piedi. E a questo giro, sostiene Bloomberg, i cinesi per reagire molto onestamente avrebbero motivi in abbondanza. Infatti, ancora non abbiamo risposto alla semplice domanda da cui era partito tutto questo infinito pippone. Bel pippone, sì. Come minchia è possibile che le auto elettriche cinesi in Europa costino più del doppio che in patria? Un bel po' di ottoline si sono scervellati per tutto il weekend alla ricerca di una risposta più o meno plausibile, ma senza grossi risultati. Solo lo stupore di constatare come nessuno, e intendo proprio nessuno, sui nostri media si sia posto questa domanda fino ad oggi. Sulla stampa internazionale invece qualche considerazione si trova. Proviamo a metterle in fila. Ai prezzi cinesi, tanto per iniziare, ci vanno sicuramente aggiunti i costi di logistica, che possono arrivare a pesare anche per il 15%. Poi c'è la tassa sulle importazioni, che pesa appunto per un altro 10%. Poi c'è il fatto che nei listini cinesi, visto che fino al 2025 sulle auto elettriche è stata abbattuta, non c'è l'IVA, che pesa per un altro bel 22%. E poi c'è il fatto che i marchi cinesi da noi non hanno una rete di distribuzione strutturata e anche questo produce sovraccosti notevoli. Metti tutto insieme e un bel 50-60% del sovraccosto, eccolo spiegato. A questo però dobbiamo togliere qualcosina, perché di solito ovviamente quando vuoi affacciarti sul nuovo mercato, soprattutto se è un mercato ostile, sia per motivi ideologici che culturali, come lo è quello europeo nei confronti del Made in China, dovresti essere disposto a sopportare un periodo di margini piuttosto risicati e questo dovrebbe portare a diminuire un po' la percentuale di sovraccosto spiegabile. E invece qui il rincaro è del 100% o oltre. Da dove arrivi quel 50% abbondante in più
nessuno lo sa spiegare e tendenzialmente manco ci provano. A parte Bloomberg, di sfuggita, quasi per sbaglio. Bloomberg, infatti, con nonchalance, ribadisce quanto sia strambo che la von der Leyen affermi che il mondo è inondato di auto cinesi a basso costo, quando almeno finora, si legge nell'articolo, le case automobilistiche cinesi hanno generalmente evitato di vendere veicoli elettrici a prezzi molto bassi in Europa, forse, conclude, proprio per timore di questo tipo di ritorsioni. Te capì? Lo dice una delle più importanti testate delle oligarchie finanziarie occidentali, mica il Global Times. Quella gigantesca parte di costo aggiuntivo delle auto elettriche cinesi che non siamo riusciti in nessun modo a giustificare non sarebbe altro che una politica deliberata delle case automobilistiche stesse, con ogni probabilità su indicazioni del governo, per evitare di mettere troppa pressione sulla decotta industria automobilistica europea e giustificare così l'intervento a gamba tesa delle istituzioni che sono per il libero mercato solo quando fa guadagnare quattrini agli oligarchi che li tengono artificialmente al governo. Se qualcuno di voi ha intenzione di comprarsi una Dolphin, quando staccherà l'assegno, se lo ricordi, dei 30.000 euro che sta sganciando, almeno 7 sono dovuti alla compagna von der Leyen e a chi le permette di avere il ruolo che ha. E già questo grida vendetta. Ma è solo l'inizio. Il prezzo delle auto elettriche in Cina, infatti, ci dimostra in modo incontrovertibile che si possono produrre auto elettriche a prezzi addirittura inferiori all'endotermico. Come ricorda l'analista del mercato automobilistico indiano Vijay Govindarajo, infatti, mentre negli USA le auto elettriche costano in media il 27% in più di quelle a benzina e in Europa addirittura il 43%, in Cina costano la bellezza del 33% in meno. Chiudersi ai prodotti cinesi quindi ha una sola motivazione: permettere ai nostri colossi automobilistici di continuare a non investire una lira per raggiungere la scala e l'efficienza dell'industria cinese, mentre nel frattempo si costringono i consumatori a comprare le loro inefficienti e costosissime auto. L'ennesima rapina condotta dalle istituzioni per arricchire l'1% ai danni del 99% e che offre così anche una graditissima sponda al complottismo dei negazionisti climatici, che pur partendo da un assunto completamente sbagliato, e cioè la negazione della matrice antropica di almeno una parte consistente del surriscaldamento globale, arrivano a conclusioni paradossalmente più lucide delle nostre tanto istruite elite politiche. Per le oligarchie occidentali, la transazione ecologica non è altro che l'ennesima scusa per fregarci un'altra gigantesca montagna di quattrini, con la complicità delle istituzioni e senza manco avvicinarci lontanamente agli obiettivi climatici. Come sempre, i finto progressisti immaginari sono i migliori amici della peggio destra reazionaria, una vera e propria partnership di ferro nei secoli dei secoli. Per combatterla abbiamo bisogno di un media che non si inventi storielle, ma che guardi il mondo dal punto di vista del 99%. Aiutaci a costruirlo. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è Ursula von der Leyen. Ah, scusate, PS, per chi vuole approfondire l'argomento, l'appuntamento è per oggi lunedì 2 ottobre alle ore 13.30 in diretta su Ottolina TV con la nuova puntata di Mondo Cina, dove cercheremo di convincere Davide di Dazibao, che vive a Changzhou, a comprarsi una BYD nuova fiammante e le prossime dirette farle direttamente da lì, che tanto ste macchinette nuove c'hanno tutti i peggio gadget elettronici possibili immaginabili e capace viene anche una bomba. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo.